Adesso ti tiro su. Diamo tutti un caloroso benvenuto a Dark Side Oz. Ma buonasera. Allora, come al solito vi chiederò un check giusto per l'eco, in caso ho pronte le cuffiette, perché di Provo a no. parlare un secondo, evito di. Così evito di fare casino. Se ci sono problemi, facciamoci avvisare. Allora, innanzitutto, Dimmi. io mio padre. Come avrete Ah. intuito, e spero avrete letto, il personaggio di oggi è Belial. Personaggio che sappiamo essere abbastanza audio, ok, mi sembra perfetto. Comunque, in caso Nice. avete. Personaggio che sicuramente avrete trovato almeno una volta nelle vostre sessioni di Ranked. Strongest Ball Toucher, è proprio lui. Quasi alla Sono fine. sempre io. E quindi sì. Un personaggio sicuramente molto forte, molto anche usato, insomma, Sì, se sempre posso stato dare un una fan piccola favorite intro, se nella. vuoi. Eh? Scusa? Se vuoi posso dare una piccola intro sul personaggio per. Sì, guarda, se vuoi, adesso andiamo subito in match, cioè match barra Sì, spiegazione, spiegazioni, spiegazione. perché purtroppo non ci sono altri modi per farlo. Grazie, Ste, per la conferma. Nel mentre ne E sì, se vuoi approfitto. partire con l'introduzione tua, fai pure. No, Poi al cosa massimo vuol ti dico dire? io. Sì. È proprio per iniziare il discorso sul personaggio, sto PG non ha debolezze. C'è la sua forza che non ha un difetto. Non ha, ha tante cose forti, non ha una singola cosa stupida che lo distingue, ma tutto il suo kit è complementare a essere completamente sbroccato. Diciamo che quindi è un all-rounder, in poche parole. È un all-rounder che fa tutto estremamente bene. Questo è il concetto del PG. Parte da Shoto con una command e poi evolve in un disastro. Tanto per cominciare, ci sono tre normal, quattro normal per essere precisi di sto PG che sono un po' un problemino. Che sono ciò che lo rende davvero forte. Che sono sto tasto simpatico che è il 2L. È diverso da tutti gli altri 2L perché questo è 5 frame. Esatto, questa è, diciamo, la particolarità che non molto intuitiva. Esatto, la particolarità del suo 2L, oltre ad essere davvero lungo, non è un low, infatti se tu fai basso, c'è anche spy mid, tienimi un po' guard button se Ah, non ci scusa, vuoi. c'hai ragione. Non ho capito. Cioè, non hit crouching, Sì. ma è 5 frame. Che diciamo adesso per chiarezza, lo standard è averlo a 6 frame in duello, sia che Esatto. sia basso che non lo sia. Quindi il fatto è che ha il tasto difensivo più forte del gioco a mani bassissime. La seconda normal di cui dobbiamo parlare è questa signora qua. Grazie Fabio per la sub. 2M di questo personaggio, poi per favore, qua basso. Sto tasto è plus on block. È più uno per essere precisi. Questo è un altro Belial privilege, una roba che Al low non ha basso solo e più. lui, però per la lunghezza della normal, diciamo, una unica nel suo genere. Sì, anche perché Gran, per esempio, ce l'ha 6 frame più 1, quindi è un frame più veloce, ma è plus. Solo Sì. che non è un basso. Non è un basso ed è molto più corto. Esatto. La terza normal è il crimine di guerra di sto personaggio, che è il Farevi. Questa simpatica normal ha due cose interessanti. Parte a 9, quindi è molto facile usarla per fare whiff punish. Il primo colpo è cancellabile ed è meno 5. Quindi solo due personaggi in gioco possono punirla, sono Belial e Avatar Belial. Sono meno 5 entrambi i colpi o. Il Beh, no, secondo scusami. colpo, Che cazzo sparato dico? così, Che è il secondo meno deve uscire 5. per forza. Volevo arrivare a dire questo in realtà. Sì, non deve uscire per forza che il primo è cancellabile in tutto. A meno che non lo cancelli. Posso fare dodge, special, quello che serve. E l'ultima norma di cui parliamo è questa signora qua, che è il jump heavy. È innecessariamente lungo sto tasto. Non ha niente in particolare dagli altri jump heavy, ma è solo maledettamente lungo. Dalla regia ci dicono che anche Lancelot al 2L a 5 frame. Davvero? Io ho convinto avesse 6. Comunque, il Dalla signore regia qua ci dicono questo. che 5H è meno 3. Buonasera, Cree, grazie per la sub. 22 mesi, L'hanno abbiamo 3 buffato sub a meno storici. 3. L'hanno buffato a meno 3, ok. Neanche Belial può punire il Farevi stavolta. Scusa, aspetta. Bisogna. Fammelo che Perché? provo a grabbare. A parte che non ci arrivi. Ah. Cioè, il problema è anche il range, Ok, ti spazio abbastanza per che. fare. Sì, non è una norma con quella. A quanto pare adesso non puoi più interagire, l'hanno buffata. Me l'ero perso.
è abituato. Sì, diciamo che al di là dei Belial cambia poco. Cambia relativamente poco. No, beh, sì, è completamente necessario un cambiamento. Le normal importanti sono queste, overall. Poi chiaro, le altre normal non è che fanno schifo. Un piccolo dettaglio sulla sweep: per quanto sia lunga 1,5 km, parte a 10. È una delle più lente del gioco. Sì. Come quella dello Yusakion. Esatto, dicendo, è abbastanza una roba, mi sembra, di design generale. Cioè, ti diamo la sweep lunga, un po' più lenta. Ma è 10. O se base agra ce l'ha 1 milione. Sì. Perché se ho base agra che ce l'ha parte 1 milione. Ma non è questo il caso. Non è questo il caso. Abbiamo già parlato di base agra. Esatto, io farei un discorsino sulle special. Una roba veloce. Quello che volevo chiedere, sì. Allora, 214 a bio H, semplicemente combo extender se lo fai heavy al corner e combo ender mid screen, nulla di speciale. Okay. La command che cammina in avanti e poi ti grabba ha le sue solite tre versioni. La A è abbastanza veloce ma si vede, la B ci mette 60 frame e non si usa, la H è molto veloce ma diventa giallo. Sì. Poi il DP, che quello L non è un vero DP, infatti non mi esce invisible. È un anti e un combo tool. Il B è, come si dice, plus on block ma non ha la forward hitbox, quindi nella discesa è plus on block. L'heavy è un DP vero, fai due colpi sia rising che il well descending. Ora parliamo della bestia di Satana che è Astro PG, la bolla più forte del gioco. Non si sa perché ce l'abbia Belial e non tipo la persona col fucile. Ma un altro dettaglio: la bolla ha due direzioni, alta, media, e la EX va dritta ma fatta a colpi. Adesso vabbè, giusto per il cooldown. La nostra bolla ha tre follow up, 4A, 4B e 4C. Cioè 4H, scusa. Vabbè, sto dicendo ABC ma sono LMH. 4A va in avanti e spinna, 4B va in indietro e spinna, e 4C si ferma e spinna davvero forte. La differenza è che la versione A va verso il mio avversario, la versione B va verso di me, e la versione C si ferma in on place. La versione A è meno 2, quindi qua sono negativo. Cioè che in realtà in alcuni spot è più, dovrebbe essere più 2 sempre, ma a me premono e muoio. Quindi, ma non si usa quella A. La postilla. La postilla che non si usa quella A, quindi non è un problema. La postilla è più 2, ma muore. Ok. Questa è più 2 per me. Che è molto forte perché ti attira anche a 6. Esatto. E la C è più, non mi ricordo se 6 o 12, ma è più tanto al mio turno. Ok. Il difetto della C è che puoi interrompermi durante l'animazione dello spin. Quindi fammi 5L qualcosa. Ah, quando... E la bolla sparisce, non è lingering. Sì. L'altro dettaglio è questa cosa qua. In design la bolla puoi cancellarla se è in versione A o B, se non colpisce. Infatti io colpisco qua e non posso cancellarla. La EX ignora sta cosa perché ha colpi. Ah, ok. Quindi la H, stai un attimo attenti all'occhio, se ve la fanno possono fare tutti e tre i follow up e rimanere plus. Sulle special direi che non ci sia molto da dire. Le skill di sto personaggio non sono entusiasmanti. Il DP rimane un DP. Sì, DP è forte perché ce l'hai anche quando hai in cooldown. La esatto. Sua. La Asmodeus diventa un guardrail che da qua non puoi combattere mid screen, serve un setup specifico per combattere, ma lo spieghiamo dopo quando serve. La più particolare sarebbe la command, la spiegai. Ah, sì. Perché la command U è un jumpscare. Non sono ironico. Boh. Para un attimo che faccio... Faccio metro. Command la... anche spunto. Ok, ci siamo. La command U parte così che è il parry di Belial. Ma se arriva gabba. Comunque l'effetto blu trocca solo quando arriva effettivamente la command. Sì. Quando arriva il momento della command, trocca l'effetto blu. Perché Belial, come 5U, ha un parry. Dura circa 70 frame l'animazione e quando fa spalluce, poppi puniscimi. Ah, scusami. Quando fa spalluce è finita la combo e potete fare quello che volete. Vediamo se mi viene al primo. Niente, sono un fallito. Vabbè. Comunque, l'altra opzione è grabbare. Perde pulito le gambe.
Questo è 5 euro. Io diciamo, vi consiglio, che si vede spesso, e lo faccio anch'io per carità, è se vedete che appunto magari avete un gioco di projectiles e vedete lui che fa la parry su Gas e non gli va, cioè non punitelo con la grab. Cioè, vogliatevi del bene, è il vostro momento, punitelo con il vostro fategli player. Male. Non deve tirare la parry. Non l'ho labbata oggi. Comunque, l'altra skill che manca è la bolla, vabbè. Può essere un combo extender e per il resto è una bolla come le altre. Sì. Puoi usarla per fare plus frames. Sì, un block fa comunque tutto lo spin. Ok. Si usa poco perché overall preferisci fare a sto punto questa con questo. Sì, hai altri modi per fare però. Sì, sì, e anche perché il personaggio di Plus Frame Badial, come ben sanno tante persone, questo è il personaggio che vuole sempre essere Plus. Mm-hmm. E ha modo di farlo. Direi che posso fare un attimo una short guide sulle stringhe de combo per... Allora, sì, ti chiedo sulle block string. Allora, ti chiedo le block string, quelle base, tanto alcune tanto sono abbastanza famose. E in particolare, se ci sono delle block string, io quello che chiedo sempre a chi viene è quella roba che c'è chi magari in ranked che... Ah, ok, mi stanno rispettando questa stringa che non dovrebbero. Ne approfitto. Allora, insomma, i knowledge check più grandi. Allora, questa cosa che succede spesso, che è più uno into più uno. Foppy, per favore, salta dopo il primo. Ok, non ti hai sentito. Quindi alla peggio prendi il turno. Sì, comunque, ti puoi rubare il turno. L'altra opzione è aspettare che ti faccio il secondo. Siamo lontani, io sono obbligato a committare qualcosa. Se volete premere dopo il secondo 2M. Ok. Io magari cerco di riprendermi il turno con una porcata tipo 6-6L. Qui, se ve la sentite che vuole fare qualcosa di stupido dopo il primo, saltate in avanti, tipo fare un secondo 2M, perché il salto qui perde da questo. Ok. La cosa ideale è fargli fare tutta i due e poi fare... Sì. Un fare L comunque, una cosa salva. Non può andare avanti all'infinito. La cosa finta che ha la The One Special è questa. Qua si interrompe dopo il 2M. Perché sono più uno, ci metto 8 frame a fare questa cosa, è finta. Questa è vera. Questa... Vabbè, qua è un disastro. Però qua si può interrompere. Questa è una stringa finta. Stringhe vere, da qui c'è da guardare oltre a questa. Quindi è 2M, 2L, fa L. Mm-hmm. Quella è tutta vera. Perde il turno dopo perché si è più uno, ma è un chilometro. Cioè, posso tirare la bolla. Sì. Devo tirare una bolla. Ho attenzione che da questa cosa c'è questa situazione. Avete tempo di fare walk back, di prendervi un caffè, certo. Stateci attenti a non farvi bloccare troppo da proiettile C. Insomma, preparato, a me piace ad esempio, adesso questo è molto su carattere specifico, però quando mi fai quello mi piace fare questo perché passa sotto, no? Esatto. Non rischia neanche di crashare. Quindi siamo ognuno al suo posto e siamo tornati in neutral. Sì, insomma, valutate le vostre opzioni da questo range qua, insomma. Esatto. L'altra piccola stringa che si fa spesso è questa. Questa è true stringa, perché sto facendo da più 4 un safe frame. Sì. Potete misciarci il DP in mezzo. Ed è una cosa abbastanza generica per tutti questa. Sì, sì. Perché fa paura su Badial? Perché c'è questa situazione. Diciamo che è una meccanica che io amo di più di questo gioco, che è il brave counter. Contro sto PG può essere una buona idea. Ok. Anche perché devo comunque committare. Sulla bolla mi esce il counter e devo committare per fare delle cose. Avete la knockdown, non è bello da dire, ma è il modo migliore. Ma sulla stringa che hai fatto prima, cioè spiega un attimo la situazione, che dici quale Fireball. Ah, questa qua è finta, puoi interrompere dopo secondi di autocombo quando ti sto tirando la bolla. Se tu vedi lo spin fa in tempo per me fare L. Ok, e me interrompi pulita. Hai modi per baitarmi questa cosa? Sì, dopo un attimo che finisce il round facendo 4B, però devo essere molto veloce, è una cosa molto esecuzione, non è particolarmente affidabile, diciamo. Ok. Adesso facciamo vedere. Purtroppo il PG è pensato per scammarvi il plus frame, per tenersi il turno in eterno. Chiaro, bisogna... ovviamente inteso che se avete una reversa potete fare quello. La reversa va sempre bene. Niente di quello che sto facendo è DP safe, si intenda. Sia mai che ci sia questa... Un attimo in corner.
Qua però, come vedi, non ti è uscito il tasto. Ah no, mi interrompe Sclem, ecco. Qui sto premendo subito, sto provando a andare in reazione. No, diciamo se ti, ti fanno spesso questa cosa che sia la B o la G. Se aspetti di vedere la fireball che va fuori, ti prende effettivamente. Con la B ti prende, con la C invece. Oh, scusami. Ma vai, guarda. No, questa invece hai poco tempo per farlo, non è un problema. C'è un Q visivo che ti fa capire chi è cosa. Allora, la B spinna molto più velocemente. La C, come vedi, si prende il suo tempo per iniziare a girare. Ok, no, dicevo, non hai modo di distinguere le due. Però fai rifare un attimo. Forse la prima va più in alto. Questa va direttamente verso l'alto, poi viaggia verso l'alto. Questa va dritta. No, diciamo che se c'era un modo per distinguerle prima. No, 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 no. Devi distinguere. Purtroppo è un po' una merda di ma. Se fai, scusa, e se fai quella veloce, la situazione com'è dopo? La situazione sono più due, non sono più infinito. Ok. Questa mi lascia più due. Solo che mi metto in range di pressure. Va bene. Quindi la situazione qui è o brief counter o DP o cercare di cercarmela con un mesh molto rapido. Sì. Il rischio è prendersi un overhead per esempio o il terzo hit di Otokomon dovrebbe uscire. No. Ti sta uscendo il tasto per caso? Non mi sta uscendo il tasto. Quindi diciamo prendetevi il rischio di lasciare. No, è l'overhead che ha il buco in mezzo di solito. L'overhead ha il buco in mezzo che mi porta a counter hit. Sono dei danni, non è niente di eccessivo. Vabbè, sono altri plus planes, un po' come tutti i personaggi. Sì. Sei... Anche perché ricordiamo che l'overhead sei più counter uno, se non ricordo male, dopo il terzo sei più uno on hit non counter, così. Sì. In counter hit è knockdown. Ah. Ah, è questo è universale per tutti, non è una cosa. Sì, sì. Poi un attimo di dash attack, perché sono particolari, molto particolari. Questo è il suo dash M. È più uno. Ed è un low. La cosa è che è abbastanza lento a partire e non fa un chilometro. Ho portato a prendere. Quindi... Sì, sì, no, è più uno, è più uno. Questo, come tutti i dash attack, va cercato preventivamente. Qual è il rischio contro Belial, che è una risposta anche a quello? Il dash heavy, il Gambit Fantasy. Così è più 4. Full spaziato è più 4, così sono meno. Dovete guardare lo spacing di quando connette il boot. Qua io ho premuto, ha vinto pulito. Qua mi ha attaccato a presa male. Non è... Non penso sia punibile. Io qua sto mesciando A come un pazzo. Beh, prova fan... No, può essere più 4, non meno 4. Non è mai punibile. A tip range è più 4 e non è mai punibile. Ok. Il call out è che... Vieni un attimo in screen. Ti colpisco un attimo. Okay. Vai. Non posso mai combattere. Il mio reward è knockdown. È buono, è buonissimo. Okay. Però non, non è... mi sembra che hai occhi chissà quanto forte quella roba lì. Se fai il tech normale, no. Se fai il tech normale ti metto la bolla sotto e la faccio spinnare. Ok. Perché da ogni knockdown vedi al cercare di mettervi la bolla che spinna per prendersi i suoi infiniti per spray, ma abbastanza safe. Per ti quanto chiedo, riguarda... poi ci sono altre blocking che vuoi far vedere? Allora, in realtà le blocks più generiche sono plus frame into plus frame e continuare. E va bene. Quindi cercare di fare questa cosa. Blocking più specifiche c'è... Questa cosa spaziata, un attimo. Questa è per... Checka bene. Ah, ok. Questa cosa checka bene chi cerca di checkare il dash L. Vince pulito. Ok. Ed è sempre questo mind game. Esatto. Ti chiedo, giusto, magari se hai qualche occhi di cui vuoi parlare, in particolare tipo col... Allora, diciamo che fai il tech, per favore. Da qui non ho niente. Ok, c'è questa fireball che prova. Sì, non risolve molto. L'occhio pericoloso, vieni pure. È dalla gab. Dove ti metto questa cosa e ho il se si è elegantito. Qui non spoddoggiate. È sbagliatissimo, non si fa, prendete un combo. Vi tocca parare. Perché ti prende la fireball dopo. Non penso che puoi farci molto, in realtà. Non penso che puoi saltarla. O saltare adesso. Ti prendi in aria, giustamente. Fatto questa cosa indietro. Sì, sì, no, l'ideale è semplicemente
sparare o camminare indietro se la faccio preventiva per farla hittare in miti. Puoi camminare indietro e in teoria ne esci. Proviamo? E non abbiamo vita. Vabbè. Per altri occhi, le heavy di Belial mi dovrebbero dare qualcosa, però adesso non ricordo esattamente. Per riprovare, se la metto così, puoi camminare indietro. Se la faccio andare un po' più deep, sono meno plus, ma ti prende miti. Ok. Quindi camminare indietro in generale non mi sembra un'opzione brutta, in realtà. No, da lontano no, perché alla fine il 2M sì, è lungo un chilometro, ma ci mette comunque 7 frame a partire. E da distanza di grab, non è che posso troppo inventare cose strane. Chiaro. Poi chiaramente cambierà da personaggio a personaggio, cosa preferite fare. Se camminare indietro a prescindere, se anche perché camminare modo. Il pericolo di camminare indietro è sto simpatico tasto. È sempre pericoloso sto personaggio, ma è tutto una counterplay molto specifica. È da studiare il matchup, purtroppo. E in un'oretta è difficile dire tutto. No, chiaro, non è. Non possiamo studiare il matchup di tutto. L'altra cosa da qua. Ti chiedo allora. Tanto stiamo andando abbastanza lisci. Per chi invece vuole giocare Belial, se hai qualche combo che... Okay. Allora... Mi prendo un round così... Vai con calma. Allora, per le combo sto PG può essere un combo monster o un PG molto bread and butter, molto semplice. Ha entrambe le opzioni disponibili. Faccio vedere due BNB che vanno bene sempre. Quindi vorrei far vedere la mid screen. La corner e la mid screen advance, che è un po' importante. Sì, insomma, quelle combo che ti permettono di avviare il game plan di Belial. Esatto. Diciamo che da ogni cosa, 2-1-4-A, ti dà fine combo. Non hai occhi qua, beh, fa più una teccata, ma di base. Ah, scusate. Qua, inizi il tuo game plan e fa L, può cancellare sempre. In corner abbiamo, su una persona standing, 2-1-4 heavy, bolla in follow up di bolla e DP per finire. Questa è bread and butter. Al posto del DP si mette la super 6 da super. Oh. Un'altra cosa, se volete spendere il bravery point, in quella conversione si può. Passate il bravery normal e poi si può mettere la super. Diciamo che il bravery di solito lo vuoi utilizzare quando alla fine è la super, in modo da recuperarti il punto. Sì, in generale il bravery anche mid screen. Puoi usare il bravery per combare, ma è chiudo un attimo perché serve la vita. Perché questo personaggio nella mid screen ha una chance, è un po' privilegiato anche mid screen come con le combo. Da autocombo c'è sempre la possibilità di fare fireball heavy, follow up B, autocombo di nuovo con il light. Questa è quella un po' più pane e salame. L'unica mini difficoltà di sto PG, ti chiedo di crouchare e di conoscere la persona crouching, perché al posto di fare follow up 4B si può fare 4C della bolla IX. Quindi e sui croucher dopo quello tuo combo non comba ad 1-4A ma comba ad 1-4B che fa più danno. Ok. Questo personaggio guadagna davvero tanto dalle combo sui croucher, perché 2-3-6 heavy può essere cancellato in 4 heavy. Ora, è essenziale? Palesemente no. È un plus che se impari a giocare il personaggio è importante riconoscere quando sono crouching per non perderti dei danni. Beh, è una questione di ottimizzazione, certo. Poi come dicevo prima, è molto importante se avete la possibilità di fare combo su una persona che senza fare jungle, appunto perché non limita non... il combo, evita il combo limit. Esattamente. Belial del combo limit può sbattersi in due modi. O ciao, vabbè. Comunque questo link esiste perché palla comincia a prendere round dietro... no, non facciamo niente. Ecco, lo prendiamo dopo. Da fireball heavy follow up 4B può tenere la persona standing e continuare a combare con close light per tenersi un combo limit un po' più flessibile. Su una persona crouching i danni diventano assolutamente esplosivi, perché partendo da jab io posso fare tutta questa sequenza
arrivare al combo limite ti ho fatto un 30% pulito usando due cooldown che sono già tornati. Sì. L'avvantaggio dei Belial sui Croucher ne guadagna davvero tanto. Per giocare il PG overall non è richiesto molto, è un PG estremamente facile. Puoi meshare in difesa, puoi meshare in attacco, puoi giocare bene di offensiva con i tuoi plus frame, con le frame trap. Sì, è molto forte ma non sembra avere chissà che particolarità di gameplay. In realtà, tra virgolette, la debolezza, se lo chiama così, del PG è che non ha nulla di strano. Ok. Beh, ci siamo dimenticati di una cosa però in tutto questo. Cosa? La gimmick. Vabbè, il parry. Che per se hai dei counter play, questi sono chiaramente molto specifici da personaggio a personaggio. Sì, diciamo che una cosa che puoi fare, ti invito a appena vedi la parry, fai standing light spot dodge. Non funziona sta cosa, non fidatevi. Ora fammi standing light. No, anche perché io non ho premuto niente dopo e è uscito fuori counter, quindi mi ha proprio punito il suo spot dodge. Pulito. A quel tempo fammi standing light DP. Ho fatto quello con la ultimate perché è l'unico che ho. Però sì, in questa situazione penso che tu possa fare anche anti-air, ma un po' specifico. Il parry è una situazione che va studiata in realtà passo per passo. Sì, perché se è molto specifico del PG vi invito a mettere il dummy che lo fa e studiarvi la situazione. Esatto, per fare un esempio, se usate dei projectile, se non utilizzate, chiaro, ci sono situazioni in cui tipo dalle normal pesanti sicuramente, cioè, vi prendi punish la medio e pesante di base è una punish quasi garantita. Per me qual è la peculiarità del parry, oltre a fare tutto lo schermo ed essere salvo un block, che detto così suona davvero male, è possibile fargli anti-air. Ha una hitbox sotto che perde dagli anti-air. Non vi dirò che è facile da fare perché è una balla spaziale, non è vero, è difficilissimo. Sono dei PG come quelli Foppy che hanno il proiettile da lontano che non recupera in fretta, a volte mi permette di entrare. Sì, allora, io mi ricordavo proprio questo. Ti faccio un projectile, tu para il secondo. Ti faccio questo into questo. Ah, ok. Into uno e un altro, in modo per fermarci. Quale perio? Il secondo. Ok. Oh, ho sbagliato. Insomma, lì ho bisogno di fare il grab. Sai che può fare 2H, mi sa? Eh? Sai che se puoi fare 2H? Su questo non credo, aspetta, da questo. Facciamo lo stesso schema comunque. Sì. Sì, ciao, ho tenuto 2. Oh, troppo vicino? No. Ciao. Ok, ho capito, scusa. L'hai fatto troppo presto. Troppo presto, mi sa. Sì, no, questo troppo presto. Ah. Vabbè. No, forse era sempre così. Nel caso la risposta giusta è fargli un bel DP. Quello non DP è chiaro. Però il problema è che allora l'altra opzione è parare. Non sto scherzando, è parare. Perché sono meno due dopo il parry. Esatto, volevo arrivare a quello. Se vi scervellate la crashata. Sì, però in teoria il secondo colpo. Questo è usata questa particolarità del follow up. Questo dovrebbe prenderlo. Non mi ricordo qual era il setup giusto per farlo. Cioè, pensavo fosse questo, ma evidentemente sto sbagliando. Diciamo che è un discorso un po' complicato l'antiere specifico sul perry di Belial. Forse era la versione H. Faccio l'ultimo tentativo. Vai. Ha fatto perché ancora? Non lo so. Nel caso, vai, finisce round, sparami e para. Che è brutto a dire, ma... Beh, devo fare più lontano che sono i pepani. Sì. Bravo, non ho premuto. Ho premuto. Questo è. Questo l'ho abbatto. Walk back è anche un'opzione. Comunque, nel caso camminate indietro. Che questo è un po' specifico. Questo facendo da full screen. Il progetto è lento. No? Chiaro, questo però, ucciderà poco spesso. Però. Alla peggio parlo, lascia a me a meno 2. È il vostro turno. Esatto. Sì, posso essere una bestia. Lo faccio col guard button, giusto per. Vai. Poi io parto, per me è counter pulito. Ora c'è un'altra piccolissima situazione. Il parry parte a 3 frame. Aspetta, quindi io posso fare l'ultimo tentativo, scusa, che forse mi sono ricordato.
Però non è uscito Crash, però si raga con la granata. Eccolo qua. Eccolo qua. Perché lì poi c'è anche Fulcom. Sì. Sì, mi sembra che era sul rimbalzo della granata. Nel caso Poppy, para il parry e poi premi. Sì, cioè, no, adesso, quello è chiaro, era perché mi ero lavato sta cosa e non mi ricordo quando era. Prima hai detto tu che era il secondo colpo del fucile, poteva essere utile qua. E sì. Era proprio quella granata. Perché a volte mi facevi perdere, mi ricordo, anche sul rimbalzo e non sapevo mai come gestirlo. Esatto. L'altra cosa che ti posso dire è, per favore, spara e para. Questa è una cosa che può succedere. Ah, parry into parry. Esatto. Perché se il parry si attiva in che frame? Al terzo. Al terzo. Quindi beh, io infatti la cosa che l'altra cosa che faccio è cercare di fare strike throw, cioè nel senso non vado sempre per la punish ma vado per la grab anche, no? È corretto, perché magari faccio questo per parare e tu mi grabbi, amore. Alla fine, al di là del parry e tutto, voi pensatelo come siete a questa distanza e siete più due. È un strike throw buono, cioè puoi fare questo, ma puoi fare anche grab. È chiaro che se gerbate sempre per fischiare il counter hit, so, può fare di parry ma può farvi tranquillamente anche di P, esatto. Quindi prendetelo con uno strike throw. Ora, altro da dire? Non sono né bello né ricco. Comunque, buonasera Nerone, buonasera Giasciugon. Sto pensando se mi sto scodando qualcosa in realtà. Cioè, sto pensando anch'io, non credo. Allora, le ultime tentative abbiamo detto che non c'è nulla di particolare. Un piccolo consiglio, Foppy, io adesso faccio due colpi di autocombo e poi farò una roba che mi fa camminare in avanti. Per favore, mostra la counterplay onesta. Ah, scusa. Sì, vai tranquillo. Non ho capito cosa stavi intendendo con roba che fa camminare avanti. Cioè, diciamo. Sì, la counter a prescindere, tu dici. Sì. Questa è la command e la parry cammina lo stesso in avanti ma con un'altra animazione. No. Cosa facciamo in sti casi? Si salta in avanti. Si salta in avanti e premi close M. O close L al più. Vabbè, ho fatto salto neutro che mi ha sbagliato. Questa non era combo, l'ho inventata io, però la punish c'è. Sì, sì. Però... No, fammi, fare close H. Fammi la jumping normal. Se conosci la, ecco, il modo facile per riconoscere è la command ha le braccia basse, la parry le alte. Sì. Quanti rank ci sono in Granblue? Ci sono da D a Master. A Master, che sono quindi da D fino ad A, fino ad A, poi S, S+, S++ e poi Master. No, l'Overd Universale ce l'hanno tolto. Ah, una cosa. Non saltate troppo contro sto PG. Ti invito a farmi un jump in con normal. Wee-hee. È counter, wow. Sto PG senza cooldown esplode, Dantier. Per qualche motivo. Lo posso chiedere anche delle anti-air. Allora, l'anti-air di Belial è il 2H. È molto generico. Non c'è molto a dire. È buono, non è il 2H di Gran. Fa il suo dovere, fa il suo sporco dovere. Special cancellabile. No, nulla di. Insomma, buono. Buono, ma è come il 90% di questo PG. O è forte o è buona. Non ha niente di scarso. Perché il FAL è lungo un chilometro. Il FAM è lungo un chilometro. Il FAM è il tasto degli dei. Sto PG ha tutto buono, ma non è, per fare un esempio, una Nier che mentre ci stai premendo contro muori perché ha deciso di farti di pinstringa. Io direi, chiudo questa guida con una hot take, cioè ti forzo a fare una hot take, che è sempre bello parlare con gli ospiti. Parlami, cioè, ci sono dei matchup che trovi particolarmente ostici, insomma... Allora, uno che vuole giocare Belial, la cosa deve stare attento. Sto per dire una cosa che probabilmente mi sbaglierò. Questo PG ha un matchup negativo ed è 6-4 alla più, che è Nier. Ok. Essendo un personaggio perennemente plus on block, giocare contro un DP che gli dà full conversione non è il massimo della quindi vita. Quindi non ti senti di avere tanti matchup, cioè...
Ti senti di giocartela con tutti. Il personaggio ha o matchup positivi o alla peggio papai. Non ha matchup positivi. Ci sono personaggi invece che contro cui dici che è abbastanza facile. Allora, particolarmente facile sono il tuo buon caro Justas. Addirittura? È forse un matchup più facile del personaggio. Se un personaggio da strike throw con me che è una perdita 3 frame al più mizzoni, ma XD fanno i perri. È completamente gratis questo matchup. Metera è un pochino anche lei abbastanza free se studiassi il matchup, chiaramente. Ferri è molto 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 buono per... cioè, tutti gli zoner sono buoni per Belial. Insomma, chiaramente avrai buon vita facile, diciamo, con chi ha normal che committano tanto. Esatto. Quindi un Siegfried e un Percival a volte puoi abusarli con la Perry. Se entra un po' nella loro testa, vedi che gli piace prima e fare heavy, puoi approfittarne. Ok. E un saluto ai 5 Percival che giocano. Sì, l'ho dovuto citare perché ha come base Aga e Percival e Siegfried, hanno di fare heavy molto lunghi. Sì. Un altro matchup gratis fa molto ridere, Avatar Belial. Ok. Perde metà del moveset a caso. E non può usare la parte di zoning. Primo 5-1. E avendo il personaggio con meno vita del gioco, essendo il mio un personaggio con i danni sopra la media, capisci anche che c'è un problema di fondo. Le odds non sono molto staccate in suo favore. Esatto. Matchup un pochino ostici che non mi vanno a genio. Un po' personalmente, un po' non li vedo vinti sempre. Sono Six. Ok. Quindi Seox. Un po' per la questione che Belial è un personaggio molto forte in neutrale, che lo controlla molto bene. E Seox fa circa quello che vuole in neutrale. Sì, diciamo che al contrario, lui è uno che va più di movimento. E ad esempio, cerca lui di scammarti con i diving sulle fireball. Sta roba, esatto. È un pochino ostico, come mi sento di dire, brutto. E Lancelot per lo stesso motivo. Ok. Cioè, i personaggi Rush Down molto molto aggressivi. Certo. Per quanto tu abbia il tasto difensivo più forte del gioco, sono un po' opprimenti perché non puoi usare la tua vera forza, che è il neutrale. Ok. Per il resto, no, il PG non ha matchup negativi. È maledettamente broken. Paola, mio take, quello di O, non è top 5 solo perché non ha niente di maledettamente stupido. Ma è lì. Soprattutto per le vuole, sì, esatto, perché come dicevo, ti scamma il neutral con le file. Invece non facili sono verso i top, quindi c'è un non top tier che ti senti che non riesci a gestire bene? In realtà dei non top tier no, cioè l'unico personaggio a cui faccio fatica al momento è la diva, perché non so niente io di la diva. Vabbè, ok. È un mio problema grave, personale. Per il resto... onestamente Grimnir, anche Grimnir è veramente bello per Belial. Grimnir fa davvero fatica. Grimnir fa fatica? Sì. Perché, sai che non me l'aspettavo? Il problema è che Grimnir, se tu fai un passo indietro dal fire heavy, dal primo colpo del fire heavy di Grimnir, fai il tuo fire heavy e lui muore. Ok. È una questione che lui non può abusare del suo spacing perché sei Belial. Ho capito. E i tasti di Grimnir non sembra sono molto di commit, quindi la Perry vince davvero in tanta azione. Va bene, allora io adesso direi che non penso ci sia altro. Almeno io nella mia scaletta. Dimmi. Vorrei sentire se ci sono delle domande nel caso da qualcuno che vuole chiedere qualcosa. Sì, perché effettivamente un PG può creare tante domande. Grazie Oz per aver comunque citato la diva, che hai fatto spawnare Guessing. Guessing. Hai fatto l'allarme in casa. Buonasera, caro, buonasera. Io comprendo il tuo astro per i miei duelli, Guessing, hai ragione, ma io non so cosa fa il tuo personaggio.